Benvenuti. Vedremo in questo video come utilizzare il visualizzatore eventi. Il visualizzatore eventi è un utility messa a disposizione dalla Microsoft per permetterci di ricavare informazioni riguardanti gli eventi di sistema, tra cui gli errori, cosa che interessa a noi. Per aprire il visualizzatore eventi, apriamo la finestra Esegui premendo la combinazione di tasti Win più R, per poi inserire la stringa evidenziata in video e confermare il tutto con OK, finestra che possiamo anche raggiungere cercandola nel menu Impostazione o nel pannello di controllo, sotto la voce Strumenti di amministrazione, in Sistema e Sicurezza. Dopo l'apertura della finestra, già possiamo notare una panoramica degli eventi di sistema. Eventi che, espandendo la voce Registri Windows, possiamo trovare suddivisi in eventi generati dalle applicazioni, eventi di controllo degli accessi e utilizzo delle risorse di sistema, eventi relative alle installazioni di applicazioni, eventi di sistema, ed eventi inoltrati da computer remoti. In particolare, per ricevere informazioni da eventuali errori, ci affideremo ai registri sistema e applicazioni. Selezioniamo l'evento che ci interessa. A questo punto ci basta recuperare l'ID evento per poi ricercarlo online. Nel mio caso cercherò l'evento relativo alla versione del mio sistema. E per avere risultati migliori, aggiungerò alla ricerca anche l'origine dall'evento. Se fra tutti gli eventi generati non riesco a trovare l'evento interessato, potrei anche creare una visualizzazione personalizzata. Dove posso scegliere che tipo di eventi mi interessa visualizzare? Quando è stato registrato l'evento? Su quali registri ricercarli? Una determinata origine. Ed un determinato ID. Per poi confermare il tutto, dandogli successivamente un nome ed una descrizione se lo vogliamo. Volendo possiamo cancellare il contenuto di un registro, salvandolo prima, per confrontare successivamente i nuovi eventi con quelli appena salvati, o semplicemente ripulirlo e vedere se eventuali errori non si ripresentano. Ti è piaciuto il video? Lascia un like o commenta. Visualizza altri video della playlist o iscriviti al canale, cliccando sul logo in basso a destra. Ricorda solo di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Seguimi anche sui social. Troverai il link qui sotto in descrizione.